Siamo diretti a Trieste perché a Trieste si sta svolgendo la famosissima Barcolana, storica regata velica internazionale, si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste e tra l'altro la seconda domenica di ottobre, quindi proprio questa. Noi ci colleghiamo con Ivano Maiorella, giornalista e dirigente nazionale dell'UISP. Buon pomeriggio Ivano. Buon pomeriggio a voi. Insieme a lui c'è Loris Causin, che è responsabile nazionale della UISP Vela. Esattamente. Una domanda così per iniziare. Vi vedo a mezze maniche, fa ancora caldo lì a Trieste? No, c'è il tramonto davanti a loro, lo vedono i loro volti proprio. Sì, fa caldo, la giornata è bellissima, ci sono circa 1000 scafi nella darsena del porto di Trieste e domenica mattina ci sarà questa che è la regata più partecipata del Mediterraneo, una delle più partecipate del mondo con circa 2000 scafi, e noi siamo in questo momento nel pozzetto di un vero gioiello, per cui ci scusiamo con voi e con i vostri telespettatori se il collegamento non è perfetto tecnicamente. Ma noi però vi ringraziamo invece di questo collegamento. È decisamente migliore rispetto ad alcuni che abbiamo visto, Ivano, te lo posso proprio assicurare, è perfetto. Grazie, siamo nel pozzetto di una barca davvero storica. Adesso Loris Causin, esperto di vela, ci spiegherà perché questa barca è così importante ed è davvero una barca storica, no Loris? Sì, questa è New Zealand Endeavour, è la barca che ha vinto l'ultima edizione della Whitbread nel 93. È una delle prime barche fatte completamente in carbonio, una velatura impressionante, perché pensate che ha 820 metri quadri di vela quando è armata completamente, quindi è una macchina da guerra. Se poi consideriamo gli anni in cui è stata fatta, è veramente una cosa eccezionale. Appunto. E Loris dava per scontato, perdonatemi, che la regata che ha vinto questa barca nel 93-94 è la regata intorno al mondo, l'Ocean Race, che è partita dall'Inghilterra e è arrivata dopo il Giro del Mondo in Inghilterra, quindi parliamo di tanta roba. Un bel giretto ha fatto, diciamo, ho visto un bel po' di cose. Loris, quante persone ci vogliono come equipaggio per un'imbarcazione del genere? Beh, qui saranno, non so, a solo per renderti in idea, a 18 cuccette sotto coperta, quindi saranno sicuramente almeno 18-20 persone a bordo quando è completamente armato. Questa famiglia. Leggevo che la Barcolana, oltre che essere un evento sportivo, è anche un grande evento per la città di Trieste. Come viene vissuta la Barcolana a Trieste? Beh, guarda, mi dispiace che non possiamo girare un attimo a fare la ripresa delle persone che sono in questo momento sulle rive, ed è solo venerdì sera. Proviamoci. È il bello della diretta. Portaci a Trieste, sì. A tutti quanti noi del canale 264 del Digitale Terrestre, vediamo un pochino questo anche tramonto meraviglioso su Trieste. Sì, effettivamente vediamo, ovviamente sei proprio all'interno dell'imbarcazione, eccolo lì, e vediamo anche i timoni. Guardate la gente, è venerdì sera, sono le 18:13, credo che stiano chiamando Loris, se non sbaglio, al cellulare, perché sento... Sì, ho messo chiuso. Loris tra l'altro sta armando il suo equipaggio, si dice così, perché sì, sta organizzando, anche lui parteciperà con la sua barca e si tratta di far venire persone un po' da tutta Italia, no Loris? Sì, l'equipaggio è veramente eterogeneo, nel senso che ci sono velisti anche importanti, ci sono persone che invece hanno fatto i corsi da poco e per cui stanno entrando anche loro nell'ambiente. E una situazione migliore di questa per coinvolgere tutti. Credo non che c'è, tu lo debba spegnere, Loris, almeno per un quarto d'ora. Sì, avete ragione anche voi. Ma non ti preoccupare. Ivano, mi racconti quanta gente più o meno è attesa domenica per questa edizione? Allora, domenica, della Barcolana? Domenica ci saranno circa 2000 scafi. Questa è la prima edizione post-Covid. E nell'ultima, prima del Covid, si erano sfiorate le 3000 presenze. Quando parliamo di scafi parliamo di barche di 3-4 metri, barche di 6 metri come il Meteor, per citare una barca molto conosciuta, fino a barche come questa che
è lunga quanto, Loris? 27 metri. 27. Quindi beh, moltiplicate 2000 per equipaggi che possono andare dalle 2-3 persone fino alle 15-20 persone. E le persone anche lì a vedere la partenza, no? Che sono lì ad aspettare, sì, che parta la regata. Allora, il bello di questa regata è, voi probabilmente non avete presente come è fatta Trieste, c'è il golfo, c'è tutta la riva che avete visto voi, ma dietro alle nostre spalle c'è il Carso, no? E quindi tutte le persone, tutte, chi vuole si mette lì e vede tutto quanto il golfo, ed è uno spettacolo vedere 2000 barche pronte per partire tutte insieme, e lì lo spettacolo è veramente enorme. E qual è il percorso della regata? Il percorso completo della regata? No, il percorso è semplicissimo. Sta qua è una regata che è più la festa della vela, no? E le barche che tendono, che mirano a vincere, sono solo le barche che sono qui vicino a noi, che sono qui esposte sulle rive, e tutte le altre partecipano per partecipare. Il percorso è di 12 miglia. E praticamente si parte da Trieste verso sud, in pratica si arriva quasi al confine con la Slovenia, ma sono 3 miglia, non è che sia lontanissima, e poi si fa praticamente altri due bordi, si arriva al castello di Miramare e si ritorna a Trieste, quindi 12 miglia in tutto. Insomma, guardate queste immagini che risalgono alla barcolana di qualche anno fa, e guardate dalle vele quante sono le imbarcazioni. È uno spettacolo unico nel suo genere quello che offre questo evento. Ivano, vengo da te per chiederti, è la prima volta che assisti dal vivo alla barcolana oppure no? Alla barcolana sì, io da ragazzo, da così bambino, frequento il mondo della nautica, per cui ho fatto molte regate, ma ormai era un bel po' di tempo che non mi avvicinavo dall'interno a una regata, e devo dirvi che l'ambiente negli anni, dagli anni 70, 80 ad oggi, è molto cambiato. Abbiamo qui intorno a noi davvero persone di tutti i tipi e di tutti i sensi, anche perché la vela, bisogna un po' sfatarlo, no? Questo pregiudizio, Loris. La vela è uno sport davvero per tutti, e non è vero che è uno sport solo per pochi, per elite o per ricchi, perché vero, chi vuole può oggi andare in barca a vela. E Loris, a proposito di questo, magari spiegaci te la presenza di un'associazione come la WISP, che è proprio sullo sport per tutti, anzi proprio per avvicinare anche sport cosiddetti d'élite come la vela a tutte le persone. Sì, come diceva Ivano, la vela può essere declinata anche per tutti, nel senso che principalmente se guardiamo le barche che sono qui, è chiaro che non è uno sport all'altezza di tutti. Se invece andiamo d'altronde si vuole anche un equipaggio, quindi le persone che sono a bordo non sono tutti quanti i miliardari, no? Può essere tranquillamente uno che fa un lavoro normalissimo e viene qua. Poi c'è tutto un settore che è quello che comprendiamo noi, che comprende anche la FIV, perché non bisogna dire che la FIV fa solo determinate cose costosissime. Sono tutta una serie di circoli, noi rappresentiamo 600 circoli in Italia, dove la vela costa il giusto, nel senso che fai un'uscita in giornata e ti può costare, che ne so, 30, 40 euro, 50 euro, e vai su o vai giù, o vai anche gratis, non è questo il problema. Il problema è riuscire a coinvolgere le persone, quando le hai coinvolte poi riesci a fare determinate cose che neanche ti immagini di fare. Quindi la vela a certi livelli è sicuramente per l'elite. Per la vela invece per tutti si può fare tranquillamente senza nessun problema. Certo, l'esempio classico anche sono se io. Vogliamo Loris e si abbatte questo muro. Ha fatto molto bene Ivano a tirar fuori questa questione. Mi ha anticipato alla grande, come un grande difensore su un attaccante. Francesca. E ci sono già delle barche favorite per la vittoria? Beh, le barche favorite sono sempre le stesse, ci sono barche che costruite per questa cosa qui. Voi dovete sapere che una barca viene costruita per quello che deve fare, no? Allora, se le barche di Coppa America fino a prima dei foil correvano su 15 nodi di vento, mare, forza, niente,
onda di mezzo metro e via di seguito. E quindi le barche fatte apposta per determinate occasioni. Qui sono sempre le stesse, sarà Arca, sarà Maxi Iena, saranno altre 3-4 barche che contendono il titolo. Poi tutti gli altri si accontentano di essere fra i primi e poi io per dire su 2000 barche di solito parto con l'idea di arrivare attorno ai 700-800, non di più, non posso pretendere di più. Però ci sono, questa qui è la mia quasi trentesima barcolana, quindi continuo a venire e sono sempre qua senza nessun problema, anche se non vincerò mai. Componente fondamentale della vela è il vento. Com'è previsto il vento per domenica? Allora, per domenica ancora poco vento, sta arrivando una perturbazione dall'Atlantico, però speriamo che arrivi martedì, perché onestamente certo. Rifare una barcolana come l'anno scorso o come il 2000 per esempio. E come è stato l'anno scorso? Ci dica. L'anno scorso è stata veramente dura, tanto è vero che una parte delle barche non l'hanno neanche fatta partire, proprio perché era proibitivo il tempo per tutti, no? Perché si può correre da barche da 7 metri in su e quindi hanno fatto solo correre oltre i 45 piedi, 50 piedi, non mi ricordo, quindi hanno limitato tantissimo la presenza. Insomma. Ed è pur vero che per la città di Trieste la barcolana è un evento magnifico, pazzesco. So che addirittura c'è qualche bar che dedica dei dolci alla barcolana. Beh, questo non lo so, ma comunque sicuramente è un grande evento per Trieste, c'è niente da fare, è il più grosso evento che organizzano qui e lavorano un anno intero per organizzare, sono già partiti secondo me per organizzare l'anno prossimo, certo. Quindi qui ci lavorano tante persone ed è giusto che ci sia un risultato meraviglioso. Ecco Loris, a proposito di eventi, io vorrei citare l'evento che c'è stato questa mattina. Raccontiamo. Davvero un evento particolare. Loris, grazie e ti chiedo di cedere microfono e auricolare a Giorgio Pisano, così... che è responsabile sviluppo mercati di Ecopneus. Grazie mille di essere stato con noi, Loris. Grazie Loris. Allora, Giorgio, tu a Loris. Sì. Giorgio Pisano, eccolo qui, perché con lui vi parliamo di un vero e proprio evento, ovvero questa mattina, nell'ambito delle iniziative della Barcolana, che sono decine, c'è stata la presentazione di un parabordo davvero unico, perché realizzato con materiali di riciclo, ovvero con i pneumatici frantumati. Molto bene. Giorgio Pisano rappresenta Ecopneus, consorzio pubblico non profit italiano che si occupa proprio di questo. Che cosa è successo stamane a questa presentazione, Giorgio? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Questa mattina abbiamo presentato un parabordo realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso ed è un primo prodotto, diciamo, totalmente realizzato con materiali riciclabili e totalmente riciclato. Ecopneus, l'azienda per cui lavoro, si occupa appunto del recupero dei pneumatici a fine vita, materiale con cui si realizzano soprattutto le pavimentazioni sportive che vediamo in giro per tutto il mondo, quindi dai campi da calcio, piste d'atletica, parchi giochi per i bimbi. È per questo che collaboriamo con la WISP, perché diciamo è un promotore insieme a noi di pavimentazioni sportive. Siamo no profit, non li vendiamo, il nostro obiettivo è quello di valorizzare un materiale riciclato. Abbiamo pensato e studiato, ci siamo avvicinati a questo mondo, abbiamo pensato e studiato questo nuovo tipo di parabordo che consente di mettere in sicurezza gli approdi, perché è stato fatto appunto in modo tale da consentire l'approdo delle barche in piena sicurezza e senza che queste si rovinino. Questo è, diciamo, un primo oggetto che vogliamo presentare al mondo della nautica, al mondo della vela, e il nostro obiettivo principale è quello di andare a togliere quei pneumatici che normalmente vediamo appesi nei porti, e quelli purtroppo sono un rifiuto, non possono star lì, sono illegali. Riciclarli e, allora... e renderli fruibili per un evento speciale come esatto. La barcolana. Esatto, quindi mi viene da chiedere, la barcolana ha un bel rapporto con l'ecosostenibilità e soprattutto con la vita del mare?
Beh, quando si parla di mare si parla di sostenibilità per forza, perché siamo in un mondo splendido e quindi ci sposiamo pienamente con questo mondo, perché rispetto alla natura, rispetto del mare, e quindi fare qualcosa, portare qualcosa che è un'attività e un prodotto sostenibile per, diciamo, garantire oltre che la sicurezza anche l'ambiente. Questo diciamo che è veramente un progetto che ci stimola. E poi vabbè, la Barcolana è veramente eccezionale come festa. Io mi sono avvicinato da poco a questo mondo, perché prima mi occupavo di pavimentazioni sportive, quindi erano il mare, non c'entrava nulla totalmente, però è sempre bello potersi reinventare, e soprattutto parlando in ambito marino con l'ecosostenibilità dovrebbe andare, purtroppo sì. Non per tutti, ma noi siamo felici e contenti di vedere che comunque c'è chi si occupa di queste cose. Ivano Maiorella, la WISP certo. Continua ad essere fondamentale in determinati eventi per raccontare lo sport di tutti quanti, quello sport che in pandemia è stato così importante. Sì, è proprio così. Noi, il nostro lavoro è quello di raccontare, ma come dico sempre io quando mi trovo così a raccontare, a fotografare, a videoriprendere iniziative di sport sociale per tutti, se non ci fosse chi fa i fatti quotidianamente sul territorio, a contatto con la gente, noi che raccontiamo quei fatti e magari li trasformiamo in notizie, saremmo disoccupati. Quindi il merito va alle migliaia e migliaia di società sportive di base e migliaia, milioni di volontari che ogni giorno si danno da fare per rendere possibili poi miracoli di ricerca e tecnologia come quelli che ci ha illustrato Giorgio Pisano, cioè economia circolare applicata allo sport in questo caso della vela, ma ci sono anche altre applicazioni, Giorgio, no? Dove... Sì, abbiamo presentato oltre al parabordo una mattonella sempre realizzata con gli stessi materiali riciclati e riciclabile, che ha caratteristiche elastiche derivate dal pneumatico. Quindi il pneumatico sappiamo che ha una forte resistenza alle temperature, agli agenti esterni, alle buche, quindi è molto resistente, è molto elastico, e quindi questa mattonella, diciamo in sostituzione di quelle in plastica che hanno altre caratteristiche, può essere una pavimentazione sportiva, ma può essere anche un camminamento. E quindi è utile per le banchine, per esempio, è antiscivolo perché ha un grip importante che deriva appunto dal pneumatico, e quindi queste caratteristiche che derivano da questo prodotto che è arrivato a fine vita per il consumo del battistrada vengono poi trasferite in altri oggetti, mettendo in sicurezza in questo caso anche i camminamenti delle banchine, dei porti, di tutta la gente che cammina. È una cosa barcolana. Che fa bene a tutti quanti questa. Giorgio Pisano, la prima volta per lei alla Barcolana? È la prima, purtroppo, devo dire. Beh, la prima, ma non sarà l'ultima. Ci racconti le emozioni? No. Beh, devo dire che è una festa, al di là delle barche che sono meravigliose, il mare, il contesto. Trieste è una bellissima città, non c'ero mai stato, ma è veramente bella. C'è un clima favoloso, io pensavo di arrivare qui e trovare un clima rigido. Sono in maglietta, quindi sembra di essere d'estate con tanta gente, è una festa meravigliosa. Grazie agli amici della WISP che mi hanno coinvolto, che ci hanno coinvolto in questo progetto, è sempre un piacere, ormai è una collaborazione decennale, e quindi devo dire che questa è un'altra bella sorpresa che ho scoperto grazie agli amici della WISP. Ed è una cosa molto bella. Ivano, altri prossimi eventi della WISP? Diciamo che lo sport sociale per tutti di base si sta rimettendo in moto, nonostante i problemi. Due anni fermi col Covid, il caro energia, del quale spesso parliamo con voi, con la vostra redazione anche radiofonica, ne approfitto per salutare gli amici e colleghi di Radio Cusano, siete sempre molto attenti allo sport sociale, vi ringraziamo. Si rimette in moto dopo tante difficoltà, il caro energia, problemi vari, e diciamo che il traguardo più importante è quello di rimettere in moto tutti i corsi, ovvero i corsi di nuoto, i corsi di ginnastica posturale, i corsi di yoga, tutti i corsi sportivi. Ivano, perdonami, come ha influito il caro energia o se ha influito sulla Barcolana? Ma guarda, diciamo che impatti particolari non ne vedo. Devo dire che
il mondo della nautica sta sviluppando una cultura legata all'ambiente, quindi anche al risparmio energetico, molto forte, molto più che negli anni passati. Ad esempio, i nuovi programmi per prendere la patente nautica, che negli anni passati erano legati a aspetti ottocenteschi, se volete, i nomi delle manovre, i nomi dei pezzi di barca, di fasciame, cose che non servono, invece sono diventati praticamente vengono richieste abilità proprio su capacità ambientali, quindi rispetto del mare, riciclo degli oggetti, e la cosa della quale abbiamo parlato va proprio in questa direzione. Quindi penso che è un mondo sempre più attento al rispetto dell'ambiente, ma anche al rispetto dell'economia, è chiaro, dell'energia. Anche sport e rispetto, poi sono due corte che spesso e volentieri, certo, vanno a braccetti. Vanno una barca rigenera l'energia che produce attraverso tutto un meccanismo. Esattamente. Grazie a voi. Ringraziamo Ivano di essere stato qui con Ivano, noi. Grazie a Loris anche... Causin e a Giorgio Pisano. Esatto. Grazie a voi. Ci vedremo per la prossima edizione della Barcolana. Anche speriamo. Prima. Sì, anche speriamo. Prima. Anche prima. Grazie. Grazie di essere stati con grazie noi. A voi. Un saluto. Grazie. Un saluto. Grazie.